straordinaria metropoli tutta cupole bianche, c'è un problema da affrontare. L'aria sta per mancare ed un gruppo di fidi, comandati da Lord Dark Helmet, parte sullo Space Lab One per andare a catturarne il massimo possibile a Druidia, un altro lontano pianeta governato dal saggio Re Roland. Balle spaziali. Non si può dire certo che il film manchi di intelligenza e di ironia, né che ad un regista come Mel Brooks faccia difetto l'estro. Beffardo com'è, è il padrone del proprio mestiere. Brooks offre un collage di situazioni sapide, ironizzando su tutte le magie e gli effetti del genere spaziale, alludendo e mitizzando, ma anche riutilizzando tutto ciò che gli ultimi anni di cinema potevano offrirgli in materia, facendo intervenire nella parata mostriciattoli alieni, trasformando la sua gigantesca astronave in Statua della Libertà, inserendo malignamente anche spot pubblicitari e dunque con uno sterminato campionario di malizie e furbizie. Il film è certamente consigliabile a tutti.